Ciao a tutti amici di Player Inside, oggi siamo qui con un grande ritorno nella rubrica Hardware Inside che mi mancava un po', ma che volevo riprendere in considerazione degli ultimi acquisti. Prima il caseone era sotto la scrivania, ho cambiato pure la scrivania, comunque in tanti mi avevate detto metterlo sotto è un peccato, se lo tieni sopra ti viene poi voglia di acquistare anche altre cose per moddare tutto, ed è stato così ed è per questo che siete degli stronzi. Vi mostro quello che è il set Razer che mi sono portato a casa. Sostanzialmente si tratta di una tastiera da gaming, un mouse da gaming e un mousepad da gaming. Io, pensate, non usavo prima queste cose così specifiche, avevo un kit di quelli da 30 euro, 35 euro, pure di marca, però da pochi euro, e non avevo neanche il tappetino per il mouse, così sgaggiavo, graffiavo la scrivania come se non ci fosse un domani. La tastiera abbiamo una Black Widow X Chroma. In realtà vi devo confessare che avevo richiesto una Death Adder Chroma perché non volevo una tastiera meccanica, anche se in molti di voi mi avevate consigliato proprio una tastiera meccanica, ma io non la volevo proprio perché pensavo facesse rumore, e avevo ragione. In effetti il rumore procurato dal ticchettio dei tasti è veramente forte, non fa al caso mio per quanto riguarda le registrazioni di gameplay e anche il fatto che io comunque di notte lavoro al computer, spesso scrivo, insomma è normale, la tastiera si usa per questo, e purtroppo fa troppo rumore. La stanza da letto che è proprio qui accanto e il sonno sensibile di Midna fanno tutto il resto, cioè bestemmioni che partono dalla stanza da letto, però censurati ovviamente. Perché sentite? Ecco, come potete sentire, come avete sentito, effettivamente il rumore è abbastanza forte, quindi è un'ottima tastiera da gaming. Devo dire, ragazzi, costa, però effettivamente è ottima, cioè a livello di feedback dei tasti, sia per quanto riguarda il gaming ma anche per quanto riguarda lo scrivere normalmente, è veramente ottimo. Io finora avevo provato giocattolini, e vediamo anche un'ottima fattura per quanto riguarda la costruzione proprio della tastiera stessa. È una sorta di plastica metallizzata, anzi forse di sopra è proprio metallo, molto molto robusta. Infatti la tastiera è parecchio parecchio pesante. Poi è una tastiera piuttosto essenziale, ha veramente pochi tasti, però è molto bella da vedere, soprattutto al buio. Infatti adesso vi mostro alcuni dei giochi di luce che può fare questa tastiera, che sono sostanzialmente il pezzo forte. Era anche per questo che mi sono convinto ad acquistarla, per quanto anche la Death Adder, sempre della Razer, ha più o meno tutti gli stessi effetti di luce, però è più silenziosa non essendo meccanica. Passiamo adesso a questo giocattolino che è il mouse, che sul sito della Razer, in una maniera molto umile, modesta potremmo dire, viene definito il miglior mouse di gaming al mondo. Ecco, sostanzialmente non so se dare ragione a questo, perché anche in questo caso non avevo provato altri mouse da gaming, sostanzialmente questo è il secondo. Sì, avevo avuto un ABU della Microsoft in collaborazione con Razer, anche quello, ed effettivamente mi sembrava buono, è molto simile a questo qui, a differenza di quello che avevo prima, che è il Logitech G502, che invece aveva un'impugnatura diversa che coinvolgeva tutto il palmo della mano. Questo qui lo tengo a mo' di finger claw, ovvero a mo' di artiglio, una via di mezzo fra claw e fingertip, cioè io lo tengo così. In buona sostanza, so che dopo un po' i tendini fanno più male, ma è questione di abitudine. Infatti è contemplata come una delle posizioni dell'impugnatura anche sul sito stesso della Razer. Anche di questo il punto forte sostanzialmente è la semplicità, è molto leggero. Mi dispiace che non ci siano i pesetti come invece nel Logitech che avevo prima, però in compenso a livello di sensibilità e di precisione parliamo di 10.000 dpi. Non posso fare a meno di riconoscere che questo mouse riesce ad avere anche una precisione estrema, e non è utile soltanto nel gaming, perché io sostanzialmente non faccio un uso così massiccio di mouse e tastiera nel gaming, considerando che comunque utilizzo anche il controller. Mi serve tantissimo anche nell'editing, cioè voi non avete idea della precisione che è richiesta spesso in una sessione di editing per tagliare al momento giusto, fa la differenza, devo dire la verità. Però ovviamente magari voi non comprate un mouse da gaming che costa comunque intorno ai 100 euro per l'editing, quello sarebbe alquanto precato sotto questo punto di vista. Passiamo adesso al Razer Firefly, che è sostanzialmente il tappetinazzo del mouse, un tappetino che però, signori miei, costa intorno agli 80 euro o 80 dollari, adesso non ricordo. Vogliamo essere onesti, io l'ho preso per completare questo set e per avere luci LED molto eleganti anche sotto il tappetino del mouse, è una cosa che mi piaceva, così proprio l'ho preso sostanzialmente per questo motivo, quindi non diciamo
raccontiamoci bugie. Effettivamente il mouse si può anche utilizzare sulla scrivania e non la graffierà mai, sarà molto difficile, ma potrebbe crearsi comunque dello sporco e delle patine, degli aloni proprio sulla scrivania, quindi sarebbe un peccato poi dovessi, che ne so, rovinare una scrivania che magari è pure buona perché non avete messo il tappetino. Ci potete mettere il tappetino da 1,50€ dei cinesi, ma se preferite questo qua è il non plus ultra per quanto riguarda anche l'ambito del modding, che a me, come vedete, un po' interessa. Adesso ci saranno altre lucine colorate, ventole anche in questo computer, quindi adesso magari poi ve ne farò vedere, man mano vi terrò aggiornati su questa postazione. Non vi mostro appunto il monitor perché è una ciofeca di diversi anni fa ed è un TV monitor 1080p. Come potete vedere, gli ho buttato pure l'adesivo della Razer sul case, che in realtà è della Cooler Master, perché ho trovato due adesivi di questi in ogni prodotto di questi tre che ho acquistato. Ovviamente sono particolarmente entusiasta per questi prodotti. L'unica cosa, come abbiamo già descritto, l'eccessiva, per quanto mi riguarda, rumorosità di questa tastiera, che forse non fa a caso mio e che adesso magari dovrò cambiare, vediamo se me la cambieranno, con una Death Adder che non è meccanica. Questa qui invece lo è, la precisione massima. Si possono anche, come vedete, staccare i tasti uno a uno per ripulirli e per risistemarli, cosa che probabilmente non farò mai. Scrivetemi qui sotto se avete anche altre preferenze, scrivetemi qui sotto se avete altri prodotti della Razer oppure di altre marche. Ragazzi, questa non è pubblicità, non è una sponsorizzazione, quindi possiamo tranquillamente parlare di altre marche qui sotto. Sono recensioni come le facevo fino a qualche tempo fa, le facevamo fino a qualche tempo fa, un po' più serie, un po' incentrate sull'hardware, ma non troppo serie, non troppo specifiche, da consumatore medio quale ritengo di essere in quest'ambito. Se poi parliamo di videogiochi, già lì è un altro discorso. Ah, tra parentesi, Midna non c'è e forse non ci sarà molto spesso in questa rubrica, e sarà più mia perché non è così appassionata di hardware e soprattutto in questo momento sta dormendo, quindi Raiden! Ecco appunto la tastiera rumorosa. Scrivo con gli occhi